carissimo Marco, anche a te. Siamo scopa, come si suol dire, siamo in compagnia di Marco Iannetta, il quale stranamente è accompagnato da un pedale. Che ci fai? C'è un pedale che ti è rimasto attaccato alla gamba, non te ne sei neanche accorto. No, è che gli strap di questo pedale sono talmente forti che mentre montavo... Lo metto via, Marco, scusa. Diciamo che non è proprio comodo, no? A quanti pedali siamo arrivati, Marco? Sempre solo 10. Io penso che 10 sia il numero perfetto per un set di batteria. Né uno di meno, né uno di più. 10 pedali. L'importante è saperli suonare, poi. Non tutti sono in grado, o sbaglio? Prima o poi troveremo un personaggio mitologico che dimostrerà di saper suonare 10 pedali davvero su un set di batteria. Beh, quindi questo personaggio mitologico forse lo abbiamo qui a fianco a noi. Marco, sapete, immagino ormai tutti, che ha un set particolarissimo, non suona la batteria come suonano solitamente gli altri, ha veramente 10 pedali e poi suonerai a che ora adesso? Adesso che smettono i nostri amici qui del trio Guadagnoli, Rao, Giovannoni, e quindi tocca a me. Avremo modo di riprenderti, se ci autorizzi, e faremo vedere durante questa intervista anche quello che sei capace di fare. Sì. Marco, lo scorso anno non eri presente al batterio, questa è la seconda edizione, la location è cambiata, lo scorso anno è andata molto bene, ma mi sembra che quest'anno, anzi non voglio influenzare il tuo pensiero, cosa ti sembra, come sta andando? Vedo che c'è molta affluenza però. Allora, io ho sentito soltanto i feedback, ho letto sulle riviste che è stata una grande edizione, poi la location, insomma, l'anno scorso il Parco della Musica non ha bisogno di presentazioni. Però io oggi trovo una situazione veramente cool. La location è veramente interessante. Questo vecchio lanificio veramente mi ricorda quei locali alternativi che si trovano soltanto nelle grandi capitali. Roma è una grande capitale. Molto underground. Certo, no? Però nel nord Europa, dove valorizzano di più queste strutture così. E inoltre c'è una grande affluenza. Io dovrò suonare nel palco principale, il palco concerti, il mio drum solo concert. E lì è tutto pieno, insomma, la cornice è veramente veramente bella. È vero, c'è una grossa affluenza nonostante il tempo non sia stato dei migliori durante la giornata. Senti, tu a proposito di pedale, sei endorser da anni di X-Drum. Sì. E non soltanto ovviamente di pedali, ma di tutta la batteria. Sì. Ci vuoi parlare del tuo set, visto che è molto particolare e non è composto solo da tom, timpani e rullanti? Sì, allora la X-Drum, diciamo, mi metto a disposizione i pedali che io ritengo ottimi. Io uso la vecchia serie, mi sono affezionato alla vecchia serie, la nuova è cambiata soltanto di design grosso modo e offre molte possibilità di regolazione. La più importante, indipendente, grazie a questa vite qui, rende indipendente l'angolazione del battente con quello della piastra. Questa è una caratteristica appannaggio solo dei pedali di punta delle altre case più blasonate. La X-Drum dà questa possibilità veramente a un prezzo irrisorio. La X-Drum mi fornisce inoltre tutti i fusti, tutto l'hardware, ottimi aste, rack e quant'altro. Oggi suonerò con un set a doppia cassa, una cassa a pedale su un doppio pedale, una cassa a mano. Poi avrò i tom 8, 10, 12, un timpano 16, mi piace scalare direttamente dal 12 al 16. E poi avrò un rullante da 13 molto piccolo che insomma si stacca parecchio con i suoni, dai suoni delle casse. Per la prima volta userò una cassa da 20 a mano, solitamente usavo da 18, questa volta ho voluto provare un suono un po' più imponente, vediamo che se l'esperimento ripagherà.
Per quanto riguarda il resto dell'hardware, devo ringraziare un mio amico Alessandro Biancucci da San Giorgio, che è un fabbro e mi realizza delle meccaniche custom che naturalmente non si trovano nei negozi e che io progetto personalmente, perché mi permettono di montare in tempi brevissimi il set di percussioni, e questa è la caratteristica peculiare del mio set, set di percussioni a pedali. I miei 10 pedali pilotano non solo la gran cassa e un Charleston, ma anche una coppia di congas, quinto e tumba, in più un bongo. Con questi cerco di disegnare delle melodie, intese sempre in senso ritmico. Chiudono il discorso le bacchette Vic Firth, ottime bacchette, i piatti Meinl direttamente dalla Germania, dove c'è il grande Norbert Siemann, che ringrazio tantissimo. Grazie Norbert per tutti i piatti che mi fai avere ogni volta, veramente è sempre presente ovunque. Sì, anche lui mi sta supportando oggi, oltre alla X-Drum c'è Norbert alla Germania che mi supporta e che rende possibile questa cosa qui a Batterica 2011. La versione video, la versione dal vivo, anzi del mio solo concert, è un discorso che sto portando a compimento e lo voglio racchiudere in un CD audio sul quale sto lavorando, perché è come se volessi chiudere un cerchio, un discorso che voglio che sia supportato da un CD che possa essere una testimonianza di tutto quello che ho fatto negli ultimi anni in quanto diciamo ricercatore di tecniche, di suoni, di figurazioni che un solo performer può diciamo eseguire dietro a un drum set, sebbene speculare, un po' forgiato sulle mie caratteristiche tecniche e di fraseggio. Però ecco, con questo CD voglio sintetizzare tutto su un supporto, ciò che ho fatto mi sembra giusto e doveroso. Senti, noi ti ringraziamo per esserci venuti a trovare anche quest'anno. Grazie a voi ragazzi, continuate a seguire Planet Drum, perché la mattina quando apro l'email e mi arriva la notizia di Planet Drum, io so che cosa sta facendo Thomas Lang, Mike Terrana, Vinny con l'aiuto dei Wegel, un po' in giro per il mondo, io so chi usa, chi non usa bacchette, cose. A me interessa la cosa, è una cosa molto interessante per un malato cronico di batterismo. Planet Drum è un antibiotico veramente efficace. Grazie. Ciao ragazzi. Io preparo il set che me tocca. E non ci vuole poco. Ciao.